Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Ciao a tutti amici ed amiche di Stan e Channel e ben ritrovati a casa Stan in versione Marcord, terza puntata. Quella odierna vuole essere una sorta di video tributo, di video omaggio per un tecnico che quest'oggi è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro un male incurabile. E mi sto riferendo a Mister Giuliano Zoratti, friulano verace, una vita trascorsa sui campi di calcio e che ebbe, secondo me, il suo momento di notorietà più alto in quel di Reggio Calabria, nella stagione 1994-95, campionato di Serie C, che vide la regina, grande protagonista di quella annata, la famosa regina dei record, che riconquistò la Serie B dopo che anni prima l'aveva portata in cadetteria Nevio Scala. In quella squadra, tra l'altro, Mister Zoratti forgiò dei giocatori che attualmente anche sono dei bravissimi tecnici, quali ad esempio Alfredo Aglietti e Mimmo Toscano. A tre giornate dal termine, il campionato in corona alla regina riporta sugli scudi una città dalle consolidate civilissime tradizioni sportive. Con il Siracusa ieri, in effetti, non c'è stata partita, ma il profumo della B, anticipata anche dal sorprendente risultato di Avellino, inebriava i 15-20.000 ammassati sugli spalti del decrepito comunale. Dirigenti, calciatori, addetti ai lavori, negli spogliatoi saltellanti, inzuppati e felici. Le strade di Reggio, attraversate da cortei di auto in bandierati. In riva allo stretto la B mancava da 4 anni. Era stata conquistata a fatica nell'88 da Nevio Scala e dai suoi uomini e poi più tardi gettata al vento per scelte tecniche e societarie discutibili. Adesso si ritorna in paradiso e si guarda già al futuro, anche se i programmi si conosceranno più avanti. Allora, un momento di gioia finalmente. Direi il momento cruciale di 2 anni. Sicuramente passati con grande gioia e forse un attimo di delusione alla fine del campionato scorso, ma è stata una costante continua di risultati, i fatti lo dimostrano e quindi è giusto che in questo momento culminiamo in questa maniera questa gioia enorme che c'è entro i nostri cuori. Zoratti, il momento tanto sognato è arrivato. Sì. È arrivato bene, giustamente, abbiamo vinto meritatamente un campionato difficile, però con pieno merito e con largo anticipo, e questo bisogna dire bravo ai ragazzi che sono stati splendidi sempre, anche oggi, non era semplice, comunque al di là di quello, bravi veramente a tutti i ragazzi per quello che hanno fatto in questo campionato. Un problema su tutti va affrontato e risolto subito, lo stadio. Per ora si provvederà a ristrutturare il vecchio comunale, ma è già in cantiere il nuovo impianto, sostenuto da Oreste Granillo, delegato del CONI calabrese ed appassionatissimo ex presidente della regina dei tempi storici di Maestrelli e Segato. La città di Reggio Calabria come prima cosa deve dare il nuovo stadio e bisogna dare atto all'amministrazione comunale che ha portato avanti i lavori con una certa celerità, oculatezza, e io mi sono adoperato dietro l'interessamento dell'amministrazione comunale a far avere il mutuo di 18 miliardi, giovedì abbiamo una conferenza stampa proprio per dare i tempi dell'esecuzione di questo nuovo stadio. Ma questa promozione cosa significa? Innanzitutto significa continuità per la Regina Calcio e poi dare a questa città qualcosa che da un punto di vista sportivo certamente merita. Serie B, Serie B. Altro girone, altra promozione diretta. Dopo quello del Bologna e della Regina, il passaggio matematico in B. Una serie già vissuta e cercata fortemente. Un salto divenuto indispensabile per società e tifosi, per una città dal cuore irrimediabilmente amaranto. Una regina matura quella di quest'anno, fatta di uomini importanti non solo per tecnica. Una squadra forte, capace di riaccendere quella atavica passione messa in disparte da delusioni accumulate.
la regina che cos'è? La regina è pane per noi, è la cosa primaria. La regina per noi è tutto, cioè perché oltre ai genitori c'è la regina. Il secondo cose... amore, non diciamo il primo ma il secondo amore. Ma in tutti i modi adesso andiamo direttamente con a Pompa Magna, diciamo così. La regina è una squadra molto seguita. Qui a Reggio Calabria ha un tifo e un calore che è veramente da vedere veramente. Avremo bisogno di uno stadio degno di Reggio Calabria. Per andare in A, poi in B. Cioè, perché a noi ormai la Serie B ci sta un po' stretta. E mentre c'è chi sogna già da ora la massima serie, la regina si prepara ad affrontare il prossimo campionato e proseguire il suo cammino vincente. Questa è una squadra che ha ottenuto risultati straordinari, credo che anche nella categoria superiore potrà con piccolissimi accorgimenti ottenere dei buoni risultati, per cui io credo che chiederò alla società la riconferma in pratica di questo organico che è formato oltre che da ottimi giocatori ma soprattutto da uomini seri, uomini veri, professionisti esemplari che meritano la riconferma, e sarà la mia prima esperienza per cui dovrò studiare qualcosa anch'io, perché altrimenti probabilmente prenderò qualche scoppola. Naturalmente la nostra cartolina di oggi è la regina. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto e quindi si conclude questa terza puntata di Casa Stene in versione a Marcord. Come sempre vi mando un forte abbraccio e vi aspetto sempre qui su Stene Channel. Ciao a tutti.